Sigismund Thalberg, pianista tra i più famosi e ammirati dell'Ottocento, che scelse di vivere a Napoli, nacque 200 anni fa e qui a Napoli si celebra il bicentenario della sua nascita con una serie di eventi, il Thalberg Fest, organizzato dal Centro di Studi Internazionali presieduto da Francesco Nicolosi, che è stato presentato a Napoli nella splendida cornice di Villa Ricordo il bicentenario della Pignatelli. nascita di questo importante pianista a cui Napoli deve molto, perché la presenza di Napoli tra il 1864 e il 1871 diede il via a quella che poi è diventata in tutto il mondo famosa come scuola pianistica napoletana, che tanti illustri pianisti ha dato al mondo, perché non è un fenomeno solamente esclusivamente napoletano, ma è un fenomeno internazionale, perché Michelangeli, Marta Argerich, Ciccolini, e i vari Campanella, De Fusco, oltre al sottoscritto, insomma, sono tutti allievi di questa prestigiosissima scuola. Quest'anno, dicevo, è il bicentenario, essendo lui nato nel 1812, e nella città di Napoli, nel centro studi, potevano esimersi da celebrarlo degnamente. E quindi faremo una serie di manifestazioni che, come lei giustamente ha detto, partiranno il 19 sabato prossimo a Villa Pignatelli in un concerto che io ho chiamato un concerto aperitivo talberghiano. E proseguiranno poi anche la novità dei salotti napoletani che riaprono come anticamente si faceva. Esatto, proseguiranno innanzitutto con il premio Thalberg che si svolgerà al Suor Rossola Benincasa, nella Sala degli Angeli, dal 28 maggio al 1 giugno. Il 1 giugno ci sarà il concerto dei finalisti aperto a tutti. Devo dire che anche le prove sono aperte a tutti. Poi ci sarà il mio concerto al San Carlo il 21 di giugno per la Festa della Musica, dove suonerò con l'orchestra il concerto di Thalberg. E ancora concerti al Festival di Ravello e poi, appunto, come diceva lei, i salotti di Thalberg che nei 6 venerdì che vanno dall'inizio novembre fino a metà dicembre vedranno aprirsi i salotti di dimore storiche importanti come Villa Lucia, Poggio Fiorito, la stessa Villa Pignatelli, Palazzo Strongoli, probabilmente Donnan, Palazzo Donnan e Palazzo Maddaloni, e si esibiranno in questi salotti i migliori allievi scelti tra i 4 conservatori campani. Le celebrazioni si concluderanno il 14 e il 15 dicembre con un convegno internazionale fatto in collaborazione tra la Seconda Università di Napoli, San Pietro a Maiella e il Centro Studi, appunto.